ma non lo dico perché penso al mio film, penso alle persone con cui ho lavorato, meravigliose, lo vedrete. E a nome un po' di tutti, Gianluca, Gianluca Mancini è bella, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, solo il vostro sentimento nel fare questo film che ci ricorda un momento meraviglioso, umano e sportivo. Soprattutto questo che ricorda veramente a una squadra, non solo sportivamente, è una squadra molto forte, tecnicamente, ma una squadra che ha dei valori veri come l'amicizia che sia la base di e lo vedrete tanto in questo film, l'amicizia veramente a questo gruppo meraviglioso. Gianluca, sono le parole per descrivere questo film e come sei arrivato a questo film, no? Ci fa molto piacere a tutti aver venuto qui. Grande Luca! Grazie, buongiorno. Il film è stato particolarmente bello, avevo l'opportunità di presentarlo qua a Genova per tanti motivi. E quindi siamo convinti di ricevere delle grandi vibrazioni anche da parte vostra nei nostri confronti, che già ieri a Torino ci siamo emozionati moltissimo. Allora, è un progetto che nasce 3 anni fa, nasce dal desiderio di celebrare in qualche modo, ricordo la prima telefonata con Marco Lanna, il trentennale dello Scudetto, e quindi trovare il modo di raccontare un po' quella che è stata la nostra storia. Dovete mettervi in dal desiderio anche di fare qualcosa che potesse permetterci di raccogliere fondi da destinare all'ospedale Gaslini, al quale siamo sempre stati molto vicini come giocatori, come club, per già nei nostri tempi, e dalla voglia di raccontare una storia, perché ritenevamo ci fosse veramente qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, e condividere con chi questa storia l'ha vissuta, quindi con voi tifosi, ma anche con coloro che magari sono più avanti o ne hanno solo sentito parlare, quello che abbiamo fatto è una storia di valori, di amicizia, di senso di appartenenza, di litigi, ma anche poi di far la pace, ripartire tutti insieme. E grazie a Marco, che è stato bravissimo, tutto comincia con Pier Domenico, che ha messo per iscritto la bella stagione su un libro bellissimo che abbiamo scritto in tutti, quindi a cura di Pier Domenico Baccalari, ma uno dei primi progetti, quindi grazie anche a Mondadori che ci hanno creduto, e poi grazie a Marco, a Groenlandia, a Rai Cinema, a 01, perché ci hanno permesso di trasformare quello che avevamo messo per iscritto in qualcosa che oggi si può vedere e credo che sarà veramente emozionante. Quindi buona visione, grazie.